Quindi da lì vorremmo provare oggi a ripartire, e quindi adesso darò la parola ad Andrea perché ci dia qualche linea di questa impresa non comune, ma poi vorremmo anche andare avanti, cioè tutte le persone che hanno affrontato questo testo, questo libro, che l'hanno sfogliato, guardato, eccetera, eccetera, ne hanno comunque colto una davvero ricchezza di stimoli, ed è quelli, in parte, perché se no stiamo qui 600 giorni, non abbiamo possibilità, purtroppo, forse la voglia sì, ma possibilità no, e appunto vorremmo raccoglierne alcuni di queste sollecitazioni. Quindi ad Andrea la prima introduzione. Buonasera. Ma secondo me bisogna partire proprio dalle ultime parole di Eugenio Bernardo, perché da quelle parole trasuda competenza ma anche amore. Ora, la notizia è che il Mediterraneo non sta bene, ecco. Quindi se vogliamo, lo scopo iniziale, lo scopo generale di questo libro è rendersi conto di quello che stiamo perdendo, perché io ho capito nel tempo che via via sbiadisce la memoria, il piacere dell'idea di Mediterraneo, e quindi le lamentele, le critiche appaiono ipocrite nella misura in cui non sono coscienti di ciò che effettivamente si sta perdendo. Da cui, per la mia formazione scientifica, il tentativo di rendere leggibile, sia pure con molto, molto pesante, rendere leggibile il complesso di queste cose che stiamo perdendo, che abbiamo perso in parte e che rischiamo di perdere del tutto. Naturalmente queste affermazioni vanno dimostrate anche a un uditorio come questo, che è perfettamente consapevole della enorme collana di rischi che attanaglia il Mediterraneo come altre regioni del mondo. Quindi io credo sia utile, anche se un po' banale, riassumere i dati di partenza. Il Mediterraneo è un mare piccolo, perché solo l'1,7% delle acque mediterranee, delle acque globali, marine, sono mediterranee. È un mare semichiuso, perché lo stretto di Gibilterra è molto stretto, e inoltre, per peggiorare le cose, la soglia di Gibilterra, cioè il rilievo che dal fondale di Gibilterra sale verso la superficie, è piuttosto alto. Quindi quella che si forma è una bacinella. In questa bacinella, se per caso dovessero intervenire cose sgradevoli, si concentrerebbero, e in effetti si concentrano, perché il ricambio è molto lento, circa un secolo. 80-90 anni, secondo i calcoli, il Mediterraneo si ricicla completamente. In passato si è perfino prosciugato completamente, prima che la roccia africana premesse contro quella europea per formare le Alpi, compreso il territorio sudalpino in cui abbiamo in piedi in questo momento, un territorio africano dal punto di vista geologico. Inoltre il Mediterraneo, ma per le ragioni che ho appena detto, è un mare salato, più salato del normale, diciamo così, circa 2% in più,
E questo naturalmente ha delle conseguenze, biologiche, ma se ci pensate un attimo ha anche delle conseguenze economiche, sociali e politiche, per l'importanza enorme che il commercio del sale ha avuto nella storia del Mediterraneo. Ed è un mare povero, il Mediterraneo è un mare povero, non si trovano le grandi masse di vertebrati marini o anche invertebrati marini che sono invece molto più sviluppate nei mari settentrionali. In questo mare così salato, praticamente se si fa eccezione per 30 km verso il mare e 30 km verso la terra, di Mediterraneo non c'è niente, il mare è quasi vuoto, cioè è pieno di migranti morti, caplaci, perforazioni petrolifere, ma il grosso della vita si trova quasi a contatto con la costa. Da cui, anche per risparmiare energie, ho deciso di dedicare questo libro esclusivamente alla costa mediterranea, anche perché capite bene che tutto quello che ci succede in realtà sta succedendo sulla costa. Questo è fare un esempio: se uno 10 anni fa ha gettato via una bottiglia di plastica nel mare più vuoto che ha trovato, prima o poi queste, le microplastiche derivanti da quella bottiglia finiscono nelle mie cellule e io crepo, stando sulla costa. Per contraltare, è un mare povero, ma dal punto di vista del numero di specie, quella che si chiama la biodiversità, detiene un record mondiale. Non c'è un altro punto del pianeta in cui si sono verificate così intensamente le varianti darwiniane che danno origine all'evoluzione. E infatti il Mediterraneo è un mare bosso perché è perforato da due grandi sistemi vulcanici, cioè uno è nell'Egeo e l'altro qui da noi, i quali continueranno a dare le loro manifestazioni perché ce ne sono di attivi, come si sa. È un punto di scontro delle placche geologiche, e quindi è un mare pieno di terremoti, è una delle regioni del mondo più terremotata. Ma soprattutto ci interessa stasera, è un mare da secoli, grazie, non servirà. È un mare da secoli estremamente trafficato, perché un'altra caratteristica importante del Mediterraneo è che il Mediterraneo è in realtà un arcipelago. Ci sono nel Mediterraneo, tra grandi isole e piccole isole, circa 10.000 isole, alcune delle quali si interessa regolarmente in vendita se siete una Bambi e avete trovato il lavoro occupata. Potete sempre puntare su una bella isoletta della Laguna di Venezia, oppure su un isolotto delle Baleari, oppure in Sardegna ne trovate parecchi a costi molto, molto convenienti, sempre superiori a quelli di Villa Ouro. Allora, qui però questa polvere di isole, che è distribuita, come sapete, in parte nella parte orientale del Mediterraneo, e lì abbiamo piccole isole, si fa per dire, perché c'è anche Cipro e Creta, e una parte invece occidentale in cui ci sono le grandi isole, la Sicilia, la Sardegna, le Baleari, eccetera. La costa africana invece non ha isole, infatti eccezione per Ceuta,
la quale sta per affondare sotto il peso dei turisti di tutto il mondo. Quindi, perché dico questo? Dico questo perché senza tutte queste isole sarebbe stato impossibile per i Minoici, per i Micenei, per i Fenici, per i Cartaginesi, per i Greci, per i Romani andare in giro per questo mare, perché potevano fare scalo. È questo che ha determinato l'intensità fuori scala di scambi che si è verificata da sempre nel Mediterraneo. Allora, riepilogando, la cosa con la quale abbiamo a che fare è larga circa 4.000 km, secondo il parallelo, alta circa un po' meno di 2.000 secondo i meridiani, ed è allagata dal mare semichiuso, salato, povero, pieno di isole, ad altissima biodiversità. Torno alla cosa iniziale, purtroppo, mi dispiace per me, per il genere denaro, per tutto, purtroppo il mare Mediterraneo non sta bene. Questo vuol dire che se noi non recuperiamo quella che è stata chiamata una coscienza di luogo, cioè se non cominciamo a capire dove siamo e chi siamo, non riusciremo mai nella società della comunicazione a invertire la rotta. Grazie, non dubitavo che Andrea riuscisse a dare una sintesi efficace del suo lavoro. Siccome appunto il Mediterraneo non sta bene, secondo la definizione piuttosto secca, allora passiamo la parola a un medico, medico del lavoro in realtà, ma ambientalista, Enzo Tiso, perché ci approfondisca qualche uno dei mali. Poi se riesce anche a darci qualche cura, a indicarla così in generale, potrebbe essere interessante. Grazie, ardua impresa. Però prima volevo ritornare al libro. Cioè, Andrea fa un'operazione molto bella in questo libro, perché parla di natura e poi parla di uomo, parla di popoli. E cerca di mettere in relazione quello che succede alla natura con quello che succede ai popoli, alle genti che vivono il Mediterraneo. Ieri si è parlato soprattutto dei popoli e di come guerreggiano, di come si combattono, si contendono, zone, eccetera, e si affrontano i problemi. Però le due cose non sono vanno viste insieme. Perché io non sono un biologo, ma 15 giorni fa a Como, a Cernobbio, ho ascoltato Telmo Chievani, che è un biologo collaboratore dell'Università di Padova, che diceva che ormai sono tanti gli studi che dicono che laddove c'è elevata biodiversità, dove c'è un'elevata diversità biologica, esiste anche un'elevata diversità genetica e culturale. Quindi quello che succede alla natura poi in qualche modo sì, lo ritroviamo anche nell'uomo. Ed è quello che penso io ho trovato nel libro di Andrea, cioè questo cercare di capire se questi popoli del Mediterraneo sono qualcosa di omogeneo, se sono diversi, se si amalgamano, se si integrano, e la conclusione mi sembra che sia quella che sono diversi ma in qualche modo si integrano. Ed è quello che è successo alla natura nei millenni, nei secoli, tutta una serie di esseri viventi, vegetali, animali, si sono ritrovati nel Mediterraneo, tra l'altro, come dice Andrea nel suo libro, non tutti autoctoni, anzi la maggior parte non sono autoctoni, ma si sono in qualche modo amalgamati, hanno
contribuito a quello che è l'ecosistema mediterraneo che noi adesso vediamo. Qualcosa quindi che è diverso, che però si integra in qualche situazione, si specializza. Per esempio, mi è piaciuto molto il riferimento alla lucertola, che sembra un animaletto uguale dappertutto per me. In realtà nel Mediterraneo ce ne sono almeno 15 varianti della specie lucertola muraria, come si chiama. Perché? Perché si specializza stando chiusa all'interno di un'isola, di un isolotto che ha poca comunicazione col resto. Quindi un ecosistema diverso, però uniforme, dinamico, sicuramente dinamico, come sono stati i popoli mediterranei nel passato. Hanno guerreggiato e hanno ci sono stati tanti scambi culturali che hanno creato anche una cultura mediterranea. Hanno sicuramente creato qualcosa che noi spesso, e soprattutto in questo periodo, stiamo distruggendo, così come stiamo distruggendo la natura. Poi Andrea mi dice se ho visto giusto, o perlomeno questa è una lettura mia. Venendo al problema che conosco meglio, che potrei conoscere meglio, cioè quello dei danni attuali all'inquinamento, anche qua nel libro c'è tutto un capitolo che si chiama Purtroppo, in cui si fa un lungo elenco, cioè proprio un elenco di tutti i mali che affliggono il Mediterraneo attuale, a cominciare dagli effetti dei cambiamenti climatici e una serie di altri. Ovviamente qua ne possiamo affrontare solo alcuni. Mi dispiace che non ci sia il professor Grasso, perché lui è un esperto, è un conoscitore del problema generale dei cambiamenti climatici, quindi avrebbe potuto darci qualche indicazione maggiore, però possiamo farlo anche tra di noi, scambiandoci un po' le informazioni che abbiamo. Ma cominciamo a vedere un po' più nel dettaglio questo elenco che Andrea fa. Cominciamo dai rifiuti. I rifiuti sono il problema più evidente, forse quello che conosciamo meglio, quello a cui adesso c'è una maggiore anche attenzione. Il Mar Mediterraneo è pieno di rifiuti. Il 60-80% di questi rifiuti è rappresentato da materiale plastico, come si diceva prima. Materiale plastico che, come voi sapete, non c'era nel 1800, ma è un regalo che dall'inizio del 1900 noi stiamo facendo alla natura. E anche qua noi abbiamo un po' più piccolo, ma non tanto diverso, abbiamo le isole di spazzatura, così come le ritroviamo negli oceani. La plastica non si degrada subito, ha bisogno di centinaia, in alcuni casi diverse centinaia di anni per degradarsi completamente, però si degrada sicuramente nel breve periodo in microplastiche. Le microplastiche sono quelle che hanno una dimensione inferiore ai 5 mm, che quindi vengono assorbite dai pesci, e quindi attraverso poi la catena alimentare ce le ritroviamo dappertutto. Ormai le troviamo ovviamente nel sale marino, ma nel miele, piuttosto che nella birra, piuttosto che in tutta una serie di prodotti. Moriamo per le microplastiche. I medici hanno ancora messo un punto interrogativo, non lo sappiamo. Sicuramente bene non ci fa, lo sapremo tra qualche anno, come l'abbiamo saputo forse per l'amianto, l'abbiamo saputo 50 anni dopo che avevamo il mesotelioma. Ma qua, vabbè, cerchiamo. Però adesso dati scientifici e certi sul danno non ci sono. Sicuramente le particelle più piccole, le nanoplastiche, riescono a attraversare la membrana cellulare e le ritroviamo anche nel nostro sistema nervoso, quindi anche nel nostro cervello. Il microplastico ormai ce l'abbiamo. Le microplastiche poi derivano non solo dalla degradazione della plastica, dalla macroplastica, ma deriva anche dalla
dalle microplastiche primarie, cosiddette primarie, quelle che vengono aggiunte ai cosmetici, ai dentifrici, per dargli una certa carica meccanica, per dargli una certa consistenza. E le troviamo, le abbiamo trovate per esempio, una delle cause erano i cotton fioc. E adesso, fortunatamente, questo grazie a Lega Ambiente, voglio sottolinearlo, la proposta di legge di Lega Ambiente, il cotton fioc di materiale plastico sono vietati e quindi non sono più una causa di produzione di microplastiche. Però un'altra fonte importante di microplastiche è la nostra lavatrice. I tessuti sintetici lavati in lavatrice producono una certa quantità di microplastiche che non vengono fermate dai depuratori e quindi finiscono negli scarichi, nelle fognature, le ritroviamo nella campagna Goletta dei laghi di Lega Ambiente. Abbiamo trovato, continuiamo a trovare, grosse concentrazioni di microplastiche nel lago di Como. Il lago di Como poi attraverso, seppur impoverite, le acque dei fiumi del Po. La cosina che c'è anche qualche uno potrebbe sostenere che la scarsità d'acqua ci va bene. Ecco, però parlando sul problema della plastica e microplastica potremmo continuare a lungo, però continuiamo a parlare di rifiuti tossici che scaricati, anche questi, soprattutto in passato, nelle fognature o direttamente nei mari, rifiuti tossici contenenti metalli pesanti che rimangono sui fondali, anche questi finiscono nella catena alimentare, ma c'è il fenomeno ancora oggi delle navi cariche di rifiuti che vengono volutamente affondate nei mari e anche nel Mediterraneo. Secondo un dossier di alcuni anni fa, che non so se è stato aggiornato, ma si parlava di almeno 30 grosse imbarcazioni, se non di più, 50, che nel Mediterraneo non si sono più ritrovate e si sospetta che trasportassero rifiuti tossici e che siano state poi volutamente fatte affondare, quindi noi dovremmo trovarle lì. Anche dagli atti giudiziari di Marocco e Algeria, perché molti rifiuti ancora oggi vengono portati in Algeria e in Tunisia e in Marocco, quindi oppure attraverso la nostra crisi di terra vengono portati in Africa. Però il viaggio è lungo, costoso, per risparmiare il petrolio, il combustibile, si preferisce affondarle perché poi vengono messe su delle catapecchie, su delle navi che non potrebbero neanche navigare, quindi risolvono anche il problema della rottamazione. Dicevo, anche da atti giudiziari di testimonianze di pentiti di 'Ndrangheta è uscito, sono atti a disposizione di tutti, è uscito che qualche pentito dell'ingiustizia ha affermato di avere personalmente provveduto a far affondare le navi. Quindi questi sono gli episodi più eclatanti, però poi noi in Italia, per quanto riguarda gli sversamenti di rifiuti tossici nel mare, abbiamo una lunga tradizione, in Sicilia, in Toscana, la bellissima spiaggia di Rosignano Sorbè, bellissima spiaggia frequentatissima perché è bianca, Hawaii Beach è bianca perché è stata sbiancata dal carbonato di calcio della Sorbè lì vicino. Peccato che insieme al carbonato di calcio, che potrebbe anche essere inerte, c'era anche del mercurio, c'erano anche altre sostanze che in parte sono rimaste, però in quantità tale per cui Arpa dice si può fare il bagno, è balneabile, anzi bandiera blu eccellente, perché se per la balneazione noi
misuriamo soltanto la presenza con Escherichia coli, di enterococchi, quindi soltanto la presenza di batteri, è bellissima, anzi vengono, sono stati anche distrutti dal comunamento chimico, ma lì vicino, sempre in Toscana, posti bellissimi, abbiamo Scarlino, famosi fanghi rossi prodotti da un'azienda che produce ancora biossido di titanio e che venivano scaricati a mare. E questo era avvenuto fino agli anni '80, quindi fino quasi ai giorni nostri, anche qua con metalli pesanti, soprattutto cromo, presente oltre al titanio. Ecco, poi dimmi tu quando mi devo fermare, io volevo... Ma non ci sommergi, non dico di cosa! Che speranza, c'è un capitolo poi finale, speriamo... Se riusciamo a dare gli elementi, come si usa dire oggi, di governance... Dobbiamo sapere queste cose, perché se no si parla solo della bottiglietta di plastica, si parla. Parliamo di idrocarburi, perché questo è un problema di attualità. Noi avevamo una decina di anni fa, non conosco i dati recenti, ma con le ultime vicissitudini, o torneranno al numero di prima o aumenteranno, avevamo circa 300 navi che attraversavano il Mediterraneo trasportando petrolio greggio. Quindi, per portarle dove? La gran